la questione solo per l'attribuzione del termine potrebbe essere risolto con più facilità nel trasformare il termine commissione in consulta o addirittura in comitato, anche perché la legislazione che sancisce questo organismo si è un po' avanzata anche con l'istituzione del comitato unico di genere, che è un altro passo avanti che l'amministrazione dovrà fare proprio per garantire quanto le città che sto qui all'amministrazione, le colleghe prima stavano indicando. E, però volevo precisare una cosa anche in termini di sensibilità, come prima è stato espresso nei confronti del regolamento degli orti sociali un'approvazione, un consenso anche da parte della minoranza, così io mi sento di condividere quanto le consigliere prima stavano portando all'attenzione, la sensibilità di tenere presente come condizione delle pari opportunità sempre e comunque la presenza proporzionale della quota, anche se mi rendo conto che non è solamente una questione di ripartizione numerica, perché molto spesso la sensibilità è più culturale, probabilmente anche quando arrivano domande, non sempre arrivano domande da parte delle donne. Dobbiamo fare molta attenzione al fatto che il principio sia sempre, in ogni caso, riconosciuto e quindi sicuramente, insomma, da parte nostra questa sensibilità non manca. Allora, grazie. Consigliere, non si sente di capire, vuol chiedere un attimo la sua... Sì, io... C'è una proposta? Io ribadivo la proposta di Cortese, del consigliere Cortese, nel trasformare in questa sede unicamente la dicitura di commissione in consulta o in comitato, perché per il resto, così come è stato strutturato il regolamento, rispetta pienamente tutto quanto si debba fare come procedura per istituire questo tipo di commissione. Allora, c'è la richiesta di intervento da parte del consigliere Cortese, presidente della commissione.